Sindaco, torna a Lecce il Festival del Cinema Europeo, senza dubbio oramai un evento importante, un punto di riferimento proprio per la produzione, per la riflessione su quella che è la produzione cinematografica italiana e internazionale. Beh, Lecce ormai è diventata una città che ha un rapporto stabile con il cinema, grazie al Festival del Cinema Europeo che è arrivato alla 12ª edizione, grazie al fatto che ormai qualche anno che grandissime produzioni scelgono Lecce e il Salento come, diciamo, ambientazione di film e produzioni importanti, quindi siamo molto contenti per questo, che da una parte è un modo per promozionare le bellezze di questa terra, d'altro canto sta nascendo intorno al cinema un vero e proprio comparto, non soltanto mi riferisco ai giovani registi come Massimo Verdesca che vediamo oggi, o giovani attori, ma anche proprio operatori del settore, operatori del comparto, e mi riferisco a tutte quelle professionalità e maestranze che ruotano intorno a una produzione, a una troupe. E quindi è un'occasione, secondo me, di crescita sia culturale che economica di questa terra, il rapporto, diciamo, stretto con il cinema e con le attività di creazione cinematografica. Per quanto riguarda il Festival del Cinema Europeo, io sono molto contento perché questa è una manifestazione importantissima e straordinariamente importante se la paragoniamo alle poche scarse risorse che sono a disposizione degli organizzatori, a cui va veramente un riconoscimento straordinario. Mi riferisco ad Alberto Lamonica e a Cassina Soldano che, grazie al loro impegno e alla loro passione, rendono credibile questa manifestazione. Quindi i grandi nomi che ogni anno raggiungono Lecce per il Festival del Cinema Europeo dobbiamo essere per questo riconoscenti appunto agli organizzatori del festival. Io dicevo, se mi consenti, prego, che poi è un'occasione non soltanto per creare ancora di più Lecce città degli eventi, quindi ci sono i turisti che hanno raggiunto questa città in questa settimana, che hanno la possibilità di affacciarsi a partecipare a un evento culturale importante, ma anche il fatto che io mi auguro che questo serva, e devo dire che tantissime presenze oggi mi fanno ben sperare in questo, serva anche ad avvicinare i leccesi a un tipo di cinema che non è il cinema di cassetta dei mega film americani o dei cinepanettoni italiani, ma è un film impegnato, un film d'autore, un film che difficilmente entra nei circuiti, diciamo, più accessibili, ma grazie al Festival del Cinema Europeo può essere facilmente avvicinato mi auguro, da una platea vasta di miei concittadini.